Qua si mangia a Firenze con tradizione, stagioni e semplicità, esclusivamente questo. Fondamentalmente questo è il credo della nostra cucina e grandissima qualità. Quindi qualità delle materie prime, qualità di tutto quello che sono le varie fasi della cottura, stando attento a non fare compromessi da nessuna parte per quanto riguarda sia le cotture e l'attenzione sulla pulizia degli alimenti e tutto quanto, e poi tradizione, stagioni e semplicità. Semplicità avanti a tutto. Straordinariamente contadina, anche questo. E poi tutto quello che sono le ricette della cucina fiorentina sono molto personali, nel senso che essendo una cucina molto povera, non hanno delle ricette di base, la stessa ribollita, la stessa crostino dei fegatini di pollo, ogni famiglia c'ha il suo, perché la ribollita nasceva da dove? Nasceva dalle verdure che avanzavano in casa, le verdure che avanzavano al mercato o al contadino, quindi non esiste una vera e propria ricetta. Ognuno se la modifica, ognuno era adattata per quello che era di ogni famiglia. E poi quella della mamma era sempre più buona di tutti, fondamentalmente, perché il sugo, cioè il ragù, che noi si chiama sugo, della mamma è sempre più buono. Il crostino fegatino faceva la mamma, come era quello non ce n'era. Ecco, quindi, perché un po' uno nasce con quelle ricette e diventa le più buone quelle di famiglia. Mia mamma fa i sottaceti e le marmellate, quindi sono ricette totalmente casalinghe, ovviamente le fa qua da noi, viene qua con le sue ricette storiche della sua famiglia e ci fa queste cose, sottaceti veramente sottaceto, non in peperlizia o in sottaceti finti annacquati, e le marmellate non sono dolci, ma si sente il gusto della frutta sciroppata, fra virgolette ovviamente. Si recuperano i piatti dalle biografie dei libri. Ora, questo può essere una cosa un po' contrastante. Quando si legge un libro di cucina si va a vedere la biografia. Dalla biografia si va a vedere quello che l'autore ha usato per scrivere quel libro e si fa un percorso a ritroso, andando a ricercare anche i libri vecchi, solitamente in biblioteca o in qualche libreria con libri usati. È un percorso a ritroso dalle biografie dei libri. Quindi uno si prende il suo libro di cucina, ad esempio un mio cult è il Petroni della cucina fiorentina, e da lì si scopre che c'è la Clotilde Vesco, c'è la Maria Luisa Incontri, Lotteringhi della Stufa, si scopre che c'è tantissimi autori, vabbè, Artusi soprattutto, che lui si ha attinto da questi libri, e tu vai a leggere quei libri e scopri sempre ricette nuove. Poi dalle riviste e da tante altre situazioni, pubblicazioni, dalle riviste mensili e così via dicendo. Però solitamente io suggerisco bibliografia a ritroso, comprarsi tanti libri, spendere tanto nella lettura del tempo e in soldi per comprarsi libri, e riuscire a andare a ritroso nelle biografie, che è un metodo straordinario.